Questa la foto postata sul proprio profilo Facebook da Alessio Bartolomei, consigliere comunale a Palazzo di Giano per Pistoia Futura, che in poche ore ha raccolto quasi 1.000 condivisioni, facendo il balzare la scuola media di Casalguidi sulla cronaca nazionale. L'immagine del cartellone rosso con sopra disegnate in giallo una falce ed un martello incrociati, emblema per eccellenza del Partito Comunista, è finita anche sulle pagine de Il Giornale e del Secolo d'Italia. Tantissime le critiche postate online contro la presenza del simbolo, anche politici come Giorgia Meloni si sono espressi in maniera negativa, in una scuola non nuova a polemiche. L'istituto è infatti lo stesso dove nel marzo scorso fu deciso di non far fare al parroco del paese la benedizione pasquale. Ci spiega come stanno le cose? Beh, in realtà non è così. Allora, nell'anno scolastico precedente, tutti i ragazzi delle classi seconde hanno partecipato a un progetto, il cui nome attuale è Essere cittadini oggi. Ogni classe ha preso in esame alcuni articoli della Costituzione e tutti i docenti del consiglio di classe hanno lavorato insieme agli alunni su quegli articoli. I ragazzi hanno sviluppato dei piccoli sketch teatrali, delle canzoni. Poi i docenti hanno scelto di affiggere i disegni, perché era l'unica cosa che si poteva rendere condivisibile all'interno dell'istituto. L'elemento che è arrivato dalla critica via internet è quella della presenza di un simbolo, che è quello collegato al comunismo. Questa associazione lei come che lettura gli dà? Ma non era stata fatta, è stata fatta dagli altri questa associazione. Cioè, si parlava qui dell'articolo 1, si parlava del lavoro contestualizzato in un periodo storico. Quella classe ha ritenuto di fare questo disegno. All'interno della scuola non ci sono censure di questo tipo. È chi ha letto il disegno che l'ha letto in un senso maligno. Una vicenda, quella di oggi, che è stata associata non solo sulla stampa, oltre che alla mancata benedizione, alla notizia che sarebbe stato deciso di non addobbare, come da tradizione, la scuola con l'albero di Natale. L'albero di Natale è sempre stato fatto intorno come tradizione all'8 dicembre e messo in quella posizione dell'atrio. Quindi l'anno scorso è stato fatto, era presente, e quest'anno sarà di nuovo fatto e sarà di nuovo presente nell'atrio. C'è questa polemica a giro per l'Italia, su presepi, sugli alberi. E probabilmente in coda a queste polemiche si è pensato di attivarla anche in questo istituto. Polemiche che secondo me non fanno assolutamente bene all'Italia in questo momento.